A Torino, patria dell'aperitivo, si prende l'aperitivo davvero sempre, persino dopo le terme. E allora oggi sono stato invitato qui alle Terme di Torino per vedere che cosa bere dopo una giornata completamente detox, come si dice adesso, cioè senza tossine, sanissima. Vabbè, una giornata sanissima, uno poi alla fine dovrà prendere un aperitivo, soprattutto a Torino. Che cosa si può bere? Oggi vi facciamo vedere tre cocktail sanissimi che non vi faranno venire sensi di colpa, uno addirittura senza alcol e che in qualche caso potete persino provare a fare a casa. Quindi una giornata sanissima bevendo un aperitivo. Quindi luogo importante per Torino. Qui alle Terme cosa si beve? Numero uno. Allora, numero uno facciamo un Todo Bien, un cocktail a base di gin taggiasco, un gin distillato con olive taggiasche, succo di aloe, nettare di agave, la pianta con cui si fa il tequila, e del succo di ananas fresco. Quindi un gin fresco, un cocktail fresco, un po' tropicale, che ha come linea di benessere il nettare dell'agave, il ricco di fruttosio, e il succo di aloe al 100%, che è un gastroprotettore. Sanissimo questo. Sanissimo. Poi c'è il gin che nasce comunque per fare bene, il gin, diciamo che questo è taggiasco tra l'altro, okay. Il gin, diciamo, che nasce per curare la gotta, per curare i problemi di veni. Quindi senza esagerare può fare bene. Questo è il gin fa bene. Proposta numero uno. Numero 2. Come seconda proposta abbiamo una specie di spritz fatto però con un estratto di carota, un succo di carota viola estratto a freddo, ricco di antociani, che fa molto bene, e un miele aromatizzato alla lavanda, quindi un decotto di lavanda che va poi ad allungare e rendere sciroppo un miele millefiori in questo caso, poi a colmare un prosecco biologico. Anche questo sanissimo. Spritz. Beh, diciamo che il prosecco piccole dosi fa anche molto bene. E miele notoriamente. Miele notoriamente. Il succo di carota, devo dire, l'ho voluto in questi giorni per mentre preparavo, ed è una bella... Gli antociani della carota si sente molto, fa molto bene. Numero 3, ultimo cocktail dopo le terme, cosa si può bere? Il terzo cocktail che proponiamo è un pochettino più complicato perché è fatto con un alambicco sottovuoto, quindi abbiamo fatto un'acqua ridistillata, un'acqua infusa con varie erbe, timo, rosmarino, limone biologico, menta, basilico, lasciato in infusione 24 ore e ridistillato con un alambicco a bassa pressione. Questo è un po' più complicato, ma la cosa divertente è che l'edulcorante è della stevia, uno sciroppo che abbiamo fatto della stevia rebaudiana, pianta sudamericana che dolcifica fino a 20 volte più dello zucchero, totalmente naturale, a zero calorie. Cioè non fa ingrassare? Zero. La stevia non fa ingrassare per niente. Stanno ancora cercando eventuali controindicazioni, ma non sembra che ci siano. E così non ingrassi neanche? E così non devi neanche ingrassare. Quello lì anche perché uno dopo che fa tutta questa sauna andare a bere e ingrassare. Quella lì è proprio un'acqua aromatizzata, edulcorata, ma fat free. E con questo cocktail con prosecco, estratto di carota e miele vi auguro buon proseguimento. Naturalmente vi invito a mettere mi piace, a condividere e a commentare se volete, magari con qualche altra ricetta sanissima come in questo caso o quasi. Salute!